Capitolo quinto dedicato al fascismo, al dopoguerra italiano. La situazione generale in Italia è molto simile a quella che abbiamo visto negli altri paesi. Meno drammatica la situazione psicologica perché la guerra è stata vinta, ma ci sono quelle false verità che ondeggiano nell'aria e la falsa verità è che l'accordo di Londra tra la diplomazia del sovrano e i paesi alleati prevedesse fiume, non è certamente scritto da nessuna parte negli accordi che hanno fatto. Questo crea psicologicamente un'aspettativa e contemporaneamente l'onta di un tradimento da parte della pace di Versailles. Adesso parleremo dell'ascesa del fascismo fino alle soglie della guerra, poi ci sarà un capitolo dedicato alla guerra. Quindi ci troviamo distruzione sicuramente anche in Italia, ma non drammatica come abbiamo visto in altri squarci d'Europa. La nostra guerra l'abbiamo avuto sul fronte alpino ed è rimasta lì. Sociologicamente ci saranno dei problemi precisi legati non solo e non tanto al fatto che i militi sono tornati pensando di avere dei riconoscimenti, ma invece trovano l'indifferenza e peggio scoprono che altri ne hanno approfittato della loro assenza. E quindi una parte è indignata. E poi tutto sommato si è fatta una guerra, si è sofferto moltissimo in questa guerra, le cose stanno cambiando, l'hanno visto cambiare radicalmente. In Russia stanno cambiando in Germania e quindi chi pretendono, chiedono delle cose. Il rapporto col patronato non è più quello di una Sul volta. padrum dali belli preghi bianchi, fereli palanchi, sul padrum dali belli preghi bianchi, fereli palanchi, Insomma, c'è il rifiuto del cantumaca. precedente ordine, entrata in scena la modernità, abbiamo visto dal primo giorno, e quindi i fatti salienti, le leve del sistema, accidenti, si spostano, non c'è niente da fare. Vediamo con questa pagina dedicata alla sintesi un po' quello che accade. Nel 1906 abbiamo nelle confederazioni del lavoro una maggioranza di riformisti, che sono i minimalisti, no? In contrapposizione ai massimalisti. Ed ogni volta che il Partito Socialista non avrà un controllo massimalista, ogni volta che avrà la sua ala più, chiamiamola socialdemocratica, al comando, le scelte saranno funzionali a dei raggiungimenti dei reali, concreti vantaggi. Altrimenti, quando l'asse politico del Partito Socialista si sposta troppo a sinistra, il timore della paura spinge la reazione in modo più che proporzionale a quanto richiede il partito di sinistra e quindi si hanno degli autogol. Nel 1909 abbiamo la prima timida partecipazione dei socialisti, dei cattolici ai fatti pubblici, alla politica del paese. Vi ricordo il Non Expediet, il fatto che il Papa violato delle sue libertà dallo Stato Sabaudo, aveva detto di non aiutare, di non partecipare ai suoi sudditi. Nel 1910 c'è un'altra iattura generale per il sistema, scende in campo come ideologia, come letteratura persino, il concetto di nazionalismo. Che ha un'ala economica interessata che è quella degli industriali, perché sono idee, le idee poi si diffondono, prendono anche elementi più deboli, non esiste un passato di nazione, questa è un'invenzione, ci sono
delle monarchie, delle case regnanti, ma non ci sono le nazioni. Adesso che i popoli hanno una voce comune, che è la voce della massa, ed è importante che è entrata in scena questo nuovo personaggio che è la massa, adesso qualcuno spinge dalle piazze sulla voce della nazione, dell'orgoglio nazionale e si inventa anche dei fatti storici completamente senza fondamenti. Su questa spinta nazionalista, un po' per interessi, un po' perché l'Austria nel frattempo si era presa la Bosnia, in cambio ci ha lasciato le mani libere sul fronte delle colonie africane, noi che volevamo la Tunisia perché c'erano già molti italiani, ce la siamo vista scippare dalla Francia nel 1900. 12, l'anno dopo la nostra guerra di Libia, il congresso socialista di Reggio Emilia porta alla vittoria dei massimalisti. Mussolini, che si era schierato contro la guerra di Libia, che insieme a Nenni aveva fatto il di più e aveva bloccato le ferrovie in Emilia, le ferrovie che portavano materiale bellico, venne messo in prigione e quando fuori prigione divenne un eroe di questo del partito massimalista e ebbe incarichi poi a Milano alla direzione del giornale dell'Avanti. Questo lo dico per due ragioni. La prima, per fare un parallelo alla prigionia di Hitler, che gli ha portato molta conoscenza pubblica e molta stima e legittimazione. E per quanto riguarda Mussolini, farà i passi avanti nel suo partito dopo questa esperienza. La seconda cosa che volevo sottolineare con questo episodio è che i riformisti cedono la direzione del Partito Socialista ai massimalisti, e ciò per la classe lavoratrice non è mai utile. In quei periodi, in quel contesto. Nel 1913, quindi siamo ancora prima della guerra, c'è un suffragio universale. Naturalmente, questo suffragio universale è prettamente maschile. I cattolici fanno parte strutturalmente della politica italiana, cioè il cosiddetto patto Gentiloni, e superano il Not Expedit. Poi arriviamo alla guerra L'Ottocento, mondiale. il secolo della Belle Époque, periodo di stabilità politica indiscussa e di supremazia europea, tramontava per sempre. La Grande Guerra, infatti, poneva fine all'equilibrio europeo, ridisegnando completamente gli scenari politici e sociali. Tre millenari imperi cessavano di esistere: l'impero austro-ungarico, l'impero ottomano e l'impero zarista. L'Austria diventava una piccola e influente repubblica, con una capitale, Vienna, ridotta al rango di grande città per un piccolo stato. La Turchia perdeva la sua influenza nel vecchio continente e nella politica medio orientale. In Russia, con la rivoluzione di ottobre, si avevano le trasformazioni più profonde. Ripetuto qua, ripeterò poche volte cose già dette nelle precedenti lezioni, ma utile per chi si mettesse solo adesso a seguire questo mio corso. Nel 17 succede quello che tutti conoscete e fa venire un brivido nella schiena ai colletti bianchi, ai borghesi. Mentre per il proletariato è un sogno che finalmente si sta avverando, ma basterà poco per capire che lo stesso proletariato, le stesse classi più umili non riusciranno a stare meglio, forse persino peggio. Quando finisce la guerra, le contraddizioni dei sistemi sono a nudo o cascano, come abbiamo visto nel filmato precedente, gli imperi più reazionari, muore.
accelerato dalla guerra chi non è stato capace di seguire l'evoluzione, di fare le riforme. E nel dubbio si può virare a sinistra, come ha fatto in Russia, ma si può anche, spaventati, fare una virata nel senso opposto o continuare, come succede in Ungheria, andare da una parte o dall'altra. In ogni caso, guardando all'Italia, che cosa ci ha lasciato alla fine della guerra? Inflazione più alta della media dei nostri alleati, che sono sul 30, noi siamo sul 50. Sempre niente rispetto a quello che succede in Germania. C'è disoccupazione perché non si riesce velocemente a trasformare impianti bellici, impianti di produzione di materiale bellico, in impianti di pace. Quindi disoccupazione addirittura. Il 1917 occupa per molte ragioni un posto di rilievo nella storia del XX secolo. Il vento rivoluzionario proveniente dalla Russia ispira in poco tempo il pensiero libertario europeo. Nell'arco di pochi anni si assiste ad un cambiamento geopolitico impressionante, con il rifiuto del precedente ordine europeo, imperialistico ed imperiale. Noi abbiamo una legge elettorale nata in buona fede, come era in buona fede nata quella della Repubblica di Weimar, con l'obiettivo di essere generosi con chi aveva fatto la guerra, aveva sofferto le sofferenze della guerra e quindi si voleva un sistema proporzionale, si premiava la raffinatezza, lo zelo democratico del sistema proporzionale, dimenticandosi che questo vantaggio alla super rappresentazione del sistema proporzionale comporta lato negativo gravissimo che rende difficile la governabilità. Esce il Partito Liberale di scena quanto basta per perdere la forza al Parlamento di reagire durante l'espoir fascista, persino durante la marcia su Roma. Assisteremo a governo facta, governi deboli. Prima indeboliremo Giolitti con questa legge elettorale, poi metteremo un governo poco funzionale alla governabilità del paese, tenuto in ostaggio da maggioranze difficili. Ma non si parla Accusa sul padrone, salem di questa vicenda, perdono i liberali e guadagnano i socialisti. I fascisti restano ancora fuori dal 19 e dal Parlamento. Si riuniscono in piazza San Sepolcro, diventeranno i famosi San Sepolcristi e cominciano a pensare a come prendere il potere e come organizzarsi. Ne ho parlato nelle elezioni precedenti della Repubblica di Weimar, con questo parlo del sistema proporzionale, proporzionalissimo, con l'articolo 48 che in caso di stallo permette al Presidente della Repubblica di fare decreti presidenziali. E questa situazione sarà di grande svantaggio per la Germania nel 1933, arriverà per via democratica a dare il cancellierato a Hitler, ma questo deve ancora accadere. Das Brandenburger Tor zur Kaiserzeit. La Repubblica di Weimar, dal nome della città dove si tiene un'assemblea nazionale per redigere la nuova Costituzione, Chi avesse già dopo la seguito le mie sconfitta lezioni tedesca della precedenti Prima sulla Guerra Repubblica di Mondiale, Weimar, passi pure rappresentò oltre. un modello di democrazia parlamentare per l'intera Europa. La Costituzione prevedeva il suffragio universale, maschile e femminile, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e la responsabilità del governo di fronte al Parlamento. Noi assistiamo in questi giorni a parlare di sistemi elettorali con una superficialità di chi pensa soltanto a portare voti al proprio partito e da lì fa delle scelte di sistema elettorale. Il sistema elettorale è importantissimo
perché è fatto in funzione degli obiettivi. E gli obiettivi possono essere solo la governabilità o la contemplazione statica della propria raffinatezza democratica, che non serve ai popoli. Dal 19 al 20, abbiamo visto questo 1912 i massimalisti prendere il potere all'interno del Partito Socialista e noi avremo una situazione incandescente nelle fabbriche, avremo scioperi esagerati, il Partito Socialista ha così estremizzato. Prende delle posizioni che spaventano l'opinione pubblica. Gli operai nelle fabbriche non stanno più e soltanto chiedendo miglioramenti nelle ore di lavoro e nei salari, ma vogliono un'autogestione della fabbrica e questo è uno spavento per la classe dirigente e per i borghesi, che si assomma a quello della rivoluzione d'ottobre. Poi ci sono delle tensioni populistiche per la presa di Fiume, come avevo detto, Fiume non era scritto da nessuna parte, quindi erano accordi mal presi con grande superficialità dalla diplomazia della Casa Savoia, che ha bypassato quello ufficiale, pasticciando la parte notarile dei documenti sulle condizioni dell'impegno dell'Italia in guerra. Quindi non c'è scritto da nessuna parte, a Versailles nessuno pensa di dare Fiume all'Italia, anche perché in tutta la regione non c'è una maggioranza italiana, c'è solo nella città di Fiume, scoppia un grande scandalo, sono quelle famose bugie metropolitane. Che viene trasformata, così come abbiamo visto in Germania, c'è l'invenzione della pugnalata alle spalle, qui c'è l'invenzione di un fiume promesso e poi negato, e quindi con tutte le conseguenze andremo a prenderla con la forza e poi dovremo renderlo. Nel 21 si arriva a c'è stata la rivoluzione d'ottobre, il partito Lenin ha le idee chiarissime su come deve svolgersi il futuro internazionale. E la prima idea che prende a livello internazionalista è che i partiti socialisti non sono in grado di fare una rivoluzione. Quindi bisogna che ci siano dei partiti comunisti, questo è il diktat della Terza Internazionale. Così il Partito Socialista si scinde e anche questo non è di vantaggio alla sinistra, si scinderà a Livorno nel 1921. Di fronte al crescere della violenza fascista e all'incapacità dei governi di dare una risposta, anche la sinistra si spacca. Al 17° congresso socialista tenutosi a Livorno nel gennaio 1921, la corrente di sinistra guidata da Bordiga e Gramsci si stacca e fonda il Partito Comunista d'Italia. Per loro nessuna collaborazione con i governi liberali, lo Stato borghese va abbattuto. Anche il PSI si lacera al suo interno tra l'ala riformista capeggiata dai socialisti Modigliani e Treves e aperta ad una collaborazione con i governi liberali per fermare lo strapotere fascista e l'ala massimalista che nega invece ogni sostegno. Modigliani, sebbene fosse già tardi allora, era insieme con Turati e con Treves convintissimo che la collaborazione sarebbe stata necessaria e anzi indispensabile, essendosi reso conto che il fascismo non era più un movimento che fosse riducibile con semplici provvedimenti di polizia. Ma questo suo giudizio chiaro, ben limpido nella sua mente, era reso inefficiente da un sentimento profondo dell'unità. Il Partito Comunista Italiano nacque nel gennaio del 1921. Durante un congresso del Partito Socialista a Livorno ci fu una scissione dei comunisti dal resto del partito. E questa scissione, senza dubbio,
contribuì a indebolire lo schieramento antifascista, in particolare quello socialista ovviamente, nei confronti di Mussolini e dello squadrismo che erano in ascesa. Anche i comunisti si accorsero abbastanza presto che a Livorno le cose non erano andate bene, perché nel loro progetto avrebbero dovuto portarsi appresso la stragrande maggioranza del Partito Socialista, e invece questo non fu, perché la maggioranza dei socialisti rimasero legati al vecchio partito, e quindi la scissione, invece di essere una scissione della maggioranza, fu la scissione di una minoranza. Io direi che, più in generale, il mito bolscevico in Italia, che ebbe tanta importanza dopo la rivoluzione del 1917, ebbe sull'Italia conseguenze fortemente negative. Tra l'altro vorrei dire che lo stesso simbolo della falce e il martello che i socialisti adottarono alle elezioni del 1919, poi i comunisti naturalmente la adottarono, non era un simbolo socialista, era il simbolo dello Stato sovietico che Lenin aveva fatto disegnare da un pittore nel 1918, quando si era accorto che lo Stato sovietico esisteva, reggeva, resisteva. E io lo vedo come un emblema del fatto che il movimento socialista italiano, in tutte le sue componenti, quella socialista e quella comunista, ebbero un rapporto di dipendenza nei confronti di Mosca che non favorì il movimento operaio nei confronti del movimento fascista in ascesa. Ecco, sintetizziamo, ci sono due anticorpi contro il fascismo che ci vengono a mancare. Uno, colpa della legge elettorale che indebolisce la possibilità di governare, quindi il governo facta sarà governo debole. Secondo, gli antagonisti al sistema fascista, che sono i socialisti, si dividono e dividendosi evidentemente sono più deboli. La delusione aumenta, a elezioni del 21 i fascisti prendono il 20%, 30 su 32 eletti nel blocco liberale di governo di Giolitti sono fascisti. C'è un altro episodio nel 21 interessante, la pace di Riga, interessante per noi che vogliamo la storia da dopo, i fatti. In quel momento forse non è stato ben interpretato, ma quando si parla della rivoluzione d'ottobre si finisce il racconto dicendo che le armate bianche, poi che sono entrate in Unione Sovietica e combattute poi da Trotsky per cercare di rimettere lo zar al suo posto, sono state piano piano respinte. Con l'ultima ondata di questa guerra di liberazione, chiamiamolo così, del nuovo partito, della nuova formazione di Lenin e Trotsky, l'esercito esce dal confine, insegue l'esercito polacco fino a Varsavia. E qui è un momento, guardate l'anno, siamo nel 21, in cui si teme, siamo andati vicino alla rivoluzione in Germania. La Germania è lì per cadere. Ci sono delle rivoluzioni locali in Baviera, nella Ruhr, e Lenin è convinto che Trotsky stia sbagliando, che ormai la rivoluzione si sta dilagando in tutto il mondo e non c'è bisogno prima di portare la rivoluzione all'estero. E questo esercito russo, lo abbiamo lasciato un attimo fa, che sta inseguendo quello polacco, arriva a Varsavia, ma là dove crede di poter riunire tutti i proletari sotto la stessa bandiera, scopre che i proletari polacchi sono più nazionalisti che comunisti e socialisti.
e quindi la guerra diventa una guerra difficile in territorio straniero, dove i polacchi difendono la loro patria, vincono i polacchi, si arriva a una pace. Questa pace di Riga è un punto che segnala che i comunisti nel loro progetto di Lenin non pensano di invadere, di uscire dall'area, dalla propria area, di esportare quindi la rivoluzione con i cannoni. Lo possono fare solo, e lo faranno solo con le parole. 22 marzo su Roma, ma racconteremo questo episodio. Dopo la guerra, la società non fu riconoscente. Vediamo adesso l'economia italiana, come sta girando. La guerra era stata finanziata come spesso si fa, non si può che fare così, col debito. Debito all'estero, sui mercati stranieri. E poi per disperazione, essendo tutto difficile per un paese povero come l'Italia, stampando moneta. Quanta inflazione produce questo modo di agire? Beh, questa politica economica ha prodotto inflazione, sì, ma non catastrofica, come poi vedremo in Germania. Un po' più della media degli altri paesi con maggiori scorte in conflitto. Diciamo che dal 15 al 22 abbiamo un'inflazione del 400%, e pur essendoci adeguamenti salariali, un po' come la scala mobile degli anni 70 in Italia, i salari reali diminuiscono. Il debito pubblico era il deficit, scusate, il deficit pubblico era il 22% del 19%. Ma già negli anni dopo la guerra, nel 22, scende al 6%, dato che ci sta abbastanza. Non è drammatico. Nel 1922 possiamo dire che cessa la difficoltà del dopoguerra, cessa l'inflazione, ci sono gli incrementi che il sistema ha dato ai salari per recuperare l'inflazione, però non sono ugualmente distribuiti e questo crea dei malesseri. Abbiamo visto recentemente, durante l'elezione di Trump, che un ceto medio americano, che era stato indennizzato abbastanza, che aveva mantenuto i posti di lavoro o recuperando le difficoltà economiche, ha votato per il partito opposto di quello che votava precedentemente per il rancore di di stare economicamente peggio di prima, senza capire che lo Stato si era impegnato per procurargli almeno i posti di lavoro, che altrimenti non ci sarebbero stato. Non è stato riconoscente, ha interpretato come un tradimento aver perso potere di acquisto. Quindi, nello scenario americano, che vediamo una crisi superata, anche se con perdita, superata come posti di lavoro, anche se con perdita di potere d'acquisto, e vedrà premiare il Partito Repubblicano all'opposizione precedente, proprio per questo. Adesso qui vediamo una situazione analoga. Vediamo che i maggiori incrementi salariali non sono distribuiti uniformemente, ma sono i colletti bianchi che hanno meno recupero. E quindi i colletti bianchi saranno arrabbiatissimi e scatenati contro il sistema, anche se nel 22 le cose economiche si stanno aggiustando. Vedete in questo grafico, potere d'acquisto nel 20 e siamo sotto la media, continua a essere sotto la media nel 21, poi c'è una sterzata e nel 22, proprio l'anno da marzo su Roma, paradossalmente
il potere d'acquisto comincia a incrementare. Allora, abbiamo visto che se la classe operaia nel dopoguerra riesce a recuperare brillantemente, riesce a recuperare il suo potere di acquisto con fatica, i colletti bianchi fanno più fatica ancora a recuperarlo, un po' lo recuperano ma non abbastanza, e in questo si sentono traditi. La rendita sulle proprietà, immobili e titoli, la capitale, scende più del 30%, quindi queste rendite senza fatica di una certa classe sono più colpite. E gli impiegati statali hanno aumenti più bassi di quello degli operai, anche loro si sentono traditi. La tassazione aumenterà, pensate che prima ci sono stati gli industriali che per spingerli a produrre erano poco tassati e adesso saranno tassati, c'è anche una legge, una imposta patrimoniale. Quindi, in sintesi, il reddito sul lavoro recupera, quello sul capitale molto meno. La riconversione industriale non è facile, anche perché noi non abbiamo dei brillanti sistemi bancari che possono finanziare le riconversioni. Vedremo dei salvataggi pubblici di industrie e banche che in questo disagio perdono di liquidità. Abbiamo detto che i reduci vengono trattati con sufficienza quando tornano, o peggio, scoprono che chi è rimasto o imboscato si è arricchito. C'è questa bugia metropolitana, questa falsa notizia, questa falsa informazione, fake news, che il trattato di Londra prevedeva Fiume, che ingiustamente non viene dato all'Italia, cosa che non è vera. Il trattato di Londra parlava ma non scriveva nulla di simile, e quindi c'è questa leggenda metropolitana, questa bugia collettiva che fa molto male a tutti i reduci della vittoria mutilata. In Germania abbiamo visto la pugnalata alla schiena, qui abbiamo una vittoria mutilata. E poi questi reduci tornati a casa hanno la visione chiara. I contadini erano quelli che hanno pagato il prezzo maggiore, perché gli operai non tutti erano partiti per la guerra, perché erano più utili in fabbrica a produrre armi, perché quella era una guerra di logoramento, ma non è una cosa facile da far capire, anche perché non si muore e non si sta in trincea e non si torna storpiati lavorando in una fabbrica d'armi. La società non si mostra riconoscente coi reduci, anche li prende in giro, li maltratta, fanno fatica a trovare posti di lavoro in un'Italia che non ha una riconversione veloce dall'industria bellica a quella civile. Allora, notiamo che a fronte di un numero non esagerato di soldati che poi saranno fascisti al fronte, nelle file fasciste troviamo un 57% di reduci, e questo credo che voglia dire molto dal punto di vista, è un numero che spiega il perché si è schierata una fetta considerevole della nostra società da quella parte. Poi vi ho già parlato della vittoria mutilata, adesso andiamo a mettere a fuoco gli aspetti sociologici e psicologici soprattutto. Quindi noi abbiamo ricevuto promesse, pace di, Trattato di Londra, il re convinto di fare la sua quarta guerra d'indipendenza per portare a casa Trento e Trieste, ovvio, ma voleva anche Fiume, non ci sarà Fiume. E quindi e comincia a serpeggiare l'animosità delle piazze. Piazze che oltretutto, personalmente abbiamo visto, pensavano di avere riconoscenza, ma non gli è stato dato nulla di questo. Pensavano di sentirsi importante il ritorno in patria, ma persino perdeva posti di lavoro. E questo è un altro aspetto importante che vorrei sottolineare.
psicologicamente irreduce, che ne ha viste di cose terribili, che è scampato alla morte in più di un'occasione, pensa di essere un predestinato in quanto sopravvissuto e che quindi a lui delle cose dovranno sicuramente prima o poi andare bene e molto bene. E invece del molto bene trova questa indifferenza, lontananza, astio, derisione. E questo che cosa porta? Rancore, rabbia. C'è una rabbia collettiva che non viene, non si verifica in tutte le persone nello stesso modo, ma si misura poi in atti di violenza fuori dalla civiltà di quei tempi. Poi questa gente pensava che come loro la guerra, questa disgrazia tremenda della guerra fosse capitata a tutti. Invece si accorse presto che a molti non era capitata e quelli che non avevano rischiato la vita, quelli che non erano morti o tornati mutilati, o con disturbi mentali, o con aver visto orrori terrificanti, con essere anche vilipesi e maltrattati dalla struttura dello Stato, che in quel momento erano gli ufficiali, scopriva che i furbi che erano restati a casa, magari raccomandati, si erano arricchiti e loro perdevano i posti di lavoro per una cattiva riconversione. Posti di lavoro non ce n'erano, non era facile. Perché le fabbriche a quel punto tornavano e le fabbriche li licenziavano. Attenzione, questo è importante. Fate 4 anni di guerra in quelle condizioni. E come evolve la vostra cultura? Siete squisitamente democratici, tolleranti e gentili? O pensate che il coraggio sia il fulcro di ogni capacità? Era il coraggio che ti aveva fatto vincere la guerra o forse portare a casa le ossa. E qui che cosa vedevano? Esempi di coraggio? No, uomini che si riuniscono in assemblea, che parlano di cose che conoscono poco, chiacchierano e fanno lunghi discorsi su Lenin. Ecco che questo irrita tutti. I reduci, trasversalmente, indipendentemente dal loro status. Anche questi signori che vedete qui, i borghesi, questi sono terrorizzati, ormai hanno fatto l'abitudine ad essere terrorizzati da questo esempio che vedete qua, che sono i fatti, i successi di San Pietroburgo, o la rivoluzione di Lenin, ma sono terrorizzati dagli eventi e 21, che sono anni in cui gli operai occupano le fabbriche e queste occupazioni non trattano solo di salari e di ritmi di lavoro, entrano in merito alla gestione della fabbrica e quindi hanno paura che si stiano avvicinando i soviet, che la Russia sia molto più vicina e quindi sono disposti, mentalmente predisposti a fare a tapparsi il naso e tollerare la violenza, tollerare un sistema non democratico per non perdere tutto. E l'Italia, che non ha una tradizione democratica da secoli, può anche lasciar perdere, vedere sfumare a piccoli passi la propria democrazia. Lo Stato scricchiola e piano piano cede al fascismo. Del resto, nell'Ottocento si erano formate le democrazie importanti con sistemi parlamentari e costituzioni e questi stati hanno avuto dei vantaggi economici, non dico sociale che sarebbe la cosa più ovvia e scontata, ma hanno avuto vantaggi economici e stanno guidando l'Europa. Alcuni non lo hanno fatto e sono inceppati nel loro quotidiano governare, hanno perso la possibilità di miglioramenti, hanno perso una guerra, quindi già
ci sono delle cose che chi studia la storia negli anni successivi capisce perfettamente, si inquadrano le situazioni. Quindi noi che non avevamo un passato liberale, non abbiamo una cultura liberale, la nostra Costituzione si chiama in realtà statuto perché è concesso per grazia dal sovrano al popolo, non data e presa in mano dal popolo. Allora in questa nostra situazione fragile abbiamo anche un sistema capitalista, come tutta l'Europa, per carità, che funziona, che viene attaccato in modo totale dal comunismo in Russia e sul territorio dalle ali più intransigente del Partito Socialista, intransigente perché ci sono sempre i massimalisti che poi sconfinano con la parola comunista, che comunista poi diventerà solo nel congresso di Livorno, ma queste due anime non chiare per lo stesso Partito Socialista, che una volta in certi anni in un modo, in certi anni in un altro, ecco, questa situazione spaventa e terrorizza. E il fascismo è una cosiddetta terza via, nel senso che non è il contrario del comunismo o reazionario di destra e basta. Anzi, è un movimento giovanile, è un movimento futurista però vuole mantenere l'ordine. Vuole mantenere la struttura conservatrice con la monarchia e la Chiesa. Ci è impiegato del tempo per accettare la monarchia. All'inizio era in questa sua confusione esistenziale di capire chi fosse, ci è impiegato del tempo e poi per opportunismo ha capito che non poteva fare due passi e scacciare anche la monarchia, due passi in un sol colpo. Quindi è monarchico, lo è da quando poi vedremo nelle elezioni successive che fanno un congresso, passano da Napoli e rassicurano il re prima della marcia su Roma. Il re aveva dei dubbi che il fascismo potesse poi instaurare sulla monarchia i propri cugini d'Aosta. Lo tranquillizzano e quindi il re diventa un sodale. Ma quello che fa parte della cultura di destra, se no si perdono poi i contenuti delle cose, è la dittatura del migliore. Dittatura del migliore nasce quando noi abbiamo un Parlamento con una perniciosa e grave legge elettorale che, credendo di fare bene al popolo, all'istituzione e quindi a chiedere un sistema proporzionale perfetto, ecco che il Parlamento diventa ingovernabile. Dei due anni prima della marcia su Roma, dalla fine della guerra alla marcia su Roma, abbiamo con questo Parlamento del 19 al 22 abbiamo cinque diversi premier, compreso l'ultimo Mussolini. Quindi abbiamo due governi facta, primo un governo Bonomi, un governo Giolitti, ecco, che fanno poco. Allora, davanti a questo caos in cui il Parlamento fa piccoli passi confusi e non porta a niente, nei giorni d'oggi forse questa cosa è così nella normalità che lo diamo per scontato. Là dove non si dava per scontato, perché queste persone venivano ad aver fatto una guerra per cambiare, si aspettavano dei cambiamenti, ecco che questa cosa diventa insopportabile. Allora si può pensare: c'è un'altra via, magari proviamo un'altra via ed è forse meglio la dittatura del migliore. La democrazia ha bisogno di sedimentarsi nella mente e nei comportamenti delle persone. Io voglio vedere i grandi democratici, quelli che noi ammiriamo, poi nella loro vita privata, con le mogli, i figli, coi dipendenti, coi segretari, ecco, sono veramente dei democratici, o la democrazia è una facciata? La democrazia è una cosa che ha bisogno di secoli, secondo me, per sedimentarsi. E poi come democrazia ci deve essere sempre un sistema di controllo
senza perdere in trasparenza e senza troppa burocrazia, se no non si va da nessuna parte. Il fascismo nasce come fenomeno urbano, il fascismo nasce nelle città e lo squadrismo nasce contemporaneamente al fascismo, quindi nasce sicuramente come fenomeno urbano, tant'è vero che le prime azioni squadriste sono nelle città. Il fascismo però acquisterà un peso solamente quando da movimento urbano si trasformerà in movimento agrario, cioè quando gli agrari, dopo il fallimento dell'occupazione delle fabbriche, capiranno che era venuto il momento di riprendersi tutto quello che era stato concesso al movimento contadino dell'epoca e utilizzarono il fascismo per i propri scopi. Gli organi dello Stato non intervengono e se lo fanno si muovono troppo lentamente, senza convinzione. In molti casi sono le forze di polizia ad affiancarsi alle camicie nere. Senza l'apporto della classe conservatrice, il fascismo non ce l'avrebbe mai potuta fare. È iniziato un processo di non ritorno. Lo Stato liberale è definitivamente estinto. Il movimento era formato non da proletari, per lo più, ma da giovani delle classi medie, da ex combattenti, da studenti, da figli della borghesia, e si aveva una notevole difficoltà a vederlo come un qualche cosa di realmente sovversivo. Qual era però in realtà? Aggiungiamo il fatto che questo movimento, e questo è un punto su cui non si insisterà mai abbastanza, è un movimento nuovo che non aveva precedenti e che a quasi tutti sembrava qualcosa di effimero, destinato a esaurirsi una volta raggiunti i suoi obiettivi, e forse possiamo capire la cecità di buona parte dell'opinione pubblica, soprattutto dell'opinione pubblica borghese, nei confronti dello squadrismo fascista. Successo anche con nazismo, questa interpretazione. Quando terrà, si metterà. In fondo non giusto, anche se i metodi sono sbagliati. Alle elezioni politiche del 16 novembre del 1919, i fascisti, nonostante le candidature eccellenti dello stesso Mussolini e di Filippo Tommaso Marinetti a Milano, con solo 4.795 voti non avevano ottenuto neanche un seggio. Nei due anni successivi, egli tenta di radicare il partito del fascio che, presentatosi alleato con Giovanni Giolitti alle elezioni del 15 maggio 1921, ottiene 35 seggi, di cui uno occupato proprio dall'uomo di Predappio, che il 7 novembre dello stesso anno trasforma i fasci di combattimento in Partito Nazionale Fascista. La situazione politica continua però ad essere caratterizzata da una forte instabilità. Il 4 luglio 1921 a Giolitti non rimane altro che rassegnare le proprie dimissioni. Giro di un anno e mezzo si succedono tre governi, uno presieduto da Ivanò e Bonomi, gli altri due rispettivamente di 156 e 90 giorni guidati dal piemontese Luigi Facta. La pericolosità e il carattere poi alla fine mortale, diciamo, della crisi del primo dopoguerra sta in questo: non esiste una classe dirigente capace di esercitare una egemonia indiscussa come era stato per la classe dirigente liberale fino alla Grande Guerra, e non esiste una classe dirigente alternativa come sarà la classe dirigente repubblicana, quella dei partiti del CLN dopo il 1943, che possa in qualche modo proporsi per una successione. Questa incertezza, questo vuoto di egemonia dà alla crisi del primo dopoguerra un carattere particolarmente pericoloso. Non era scontato che si dovesse finire con l'avvento e il consolidamento della dittatura, però ce n'erano in questo senso almeno le premesse. Ecco, c'è da dire che
il sistema agrario di quei tempi, aggiungo alle cose che avete visto nel primo filmato, il sistema agrario aveva passato un momento di grande difficoltà per la caduta dei prezzi durante la guerra. Un po' per questo e un po' per i primi movimenti che il Partito Socialista aveva creato di scioperi nelle campagne, gli antichi anziani di mente possidenti si erano spaventati e avevano venduto. Avevano venduto a chi? Ai loro fattori che si erano arricchiti durante la guerra e avevano anche beneficiato dei prezzi che erano dei prezzi dei possedimenti che erano scesi. Questi diventeranno poi i supporter del fascismo, saranno i più importanti supporter, perché il Partito Socialista, che nel frattempo creava scioperi pericolosi, e allora a quel punto dovevano bloccarli in qualche modo. Riguardo all'altro punto della mancanza di una forza liberale in Parlamento, ho già accennato parlando della legge elettorale. Diciamo che il fascismo trae profitto dallo scontento post-bellico, evidentemente, questo dappertutto, dalle promesse non mantenute, dal ruolo importante in trincea dove si dava la vita e poi non si ritrovava nulla nelle promesse dopo la guerra, dalla retorica stessa della guerra, dalla sindrome dell'essere sopravvissuto alla trincea, quindi il predestinato, ma il destino era infame. Ecco che tutto questo... I nuovi legionari che hanno ripristinato l'idea dell'impresa fiumana col petto fregiato dai segni del valore e giovani ansiosi di emularli in questa nuova santa battaglia per la redenzione della patria dall'avvilimento del dopoguerra e per la rivalutazione della vittoria affluiscono. Questa è la leggenda metropolitana che porterà a Fiume, leggenda metropolitana che avevamo diritto a Fiume, cosa che non era scritto da nessuna parte, ma ve lo sto mostrando per darvi un segno dello stile retorico, dove ogni cosa veniva poi enfatizzata su questi valori. E tra questi valori c'è la violenza, perché in guerra sopravvivi se sei più violento del tuo avversario. Il fascismo ne aveva fatta dell'azione un mito, mescolati assieme questo cocktail micidiale, e quindi quello che a noi fa orrore oggi della violenza, che critichiamo con grande facilità, per i nostri genitori, per i miei genitori, per i vostri nonni, non era così scontato. Avevano fatto un training di violenza, si erano esercitati dalla mattina alla sera alla violenza, alla fine erano sopravvissuti perché più violenti degli altri. E questo è come un nuovo Vangelo, che invece di dire carità, amore, predica violenza. E con 4 anni di guerra, qualsiasi insensibile sarebbe alla fine diventato in questo modo, orrendo, picchiatore. Ma pensate anche a come il sistema lo aveva condizionato. Il socialismo, altro grande driver del fascismo, grande, perché succede sempre così, che il socialismo o la sinistra crede di poter fare il passo più lungo della gamba e o si scinde oppure esagera, e con questa esagerazione dà l'energia ai concorrenti, in questo caso ai reazionari, di accettare quella cosa orrenda che è la perdita della democrazia e quella cosa ignobile che è la violenza. Ma queste due cose vengono accettate almeno con entusiasmo dal 40% degli italiani, e dobbiamo rispettare la logica che se un 40% di italiani si è comportato in questo modo, qualche domanda dobbiamo fargli. Non avevamo 40% di infami, era successo. Perché questi 40% italiani fanno delle cose
che sono veramente infami, perché non è che sto giustificando l'infamia, sto cercando di capire il perché un numero così sorprendente di persone accetta la violenza. Bene, ho parlato prima della retorica della guerra che continua, del training della violenza in guerra, ci si mette anche il Partito Socialista, bravissimo, a esasperare, a fare degli scioperi e a strizzare l'occhio a quello che succede in Russia. E quindi, se voi foste stato un colletto bianco e non un personaggio, un proletario che non aveva niente da perdere, ma fosse stato un qualsiasi italiano con rischio di perdere qualcosa, beh, avreste fatto dei compromessi. Io lo sto dicendo con questa animosità perché sono una persona di sinistra, sono una persona che negli anni del 68 si era battuto in tutti i comitati cosiddetti allora antifascisti, come se allora ci fosse il rischio del fascismo. Allora era appena finito il rischio del fascismo, l'ho capito dopo, non c'era questo rischio, ma sono un profondo avversario del fascismo e dei fascismi. Quindi ne sto parlando in questo senso, non fraintendetemi, per dare una giustificazione. Sto cercando di dare una giustificazione ai 40% di italiani che lo hanno votato, che lo voteranno e che sono nelle piazze. Perché quando voi vedete le piazze gremite fino al balcone, non mi raccontate che erano spinti per necessità. Quindi il fascismo è nazionalista e autoritario, ma è anche giovane, con tutta la retorica del futurismo che era azione e movimento. Prendeva i reduci, gli arditi soprattutto, e capite che il cocktail è micidiale, perché il cocktail è un cocktail di violenza. Al termine della Prima Guerra Mondiale, Mussolini e i fascisti andarono al potere con l'uso sistematico della violenza. Le camicie nere aggredirono chiunque si opponesse loro, come i liberali e i cattolici, ma il loro bersaglio principale furono i socialisti, che minacciavano una rivoluzione come quella russa. Il re si arrese e fece di Mussolini il primo capo di governo fascista della storia. Ecco. Vedete la violenza come esasperata, come esagerata, com'è totale in questa cultura. Quindi delle domande vanno fatte e dei perché non possono essere superficiali dicendo erano gli anni della violenza. Credo che ci fosse anni della cultura della violenza. E se non capiamo bene come la frustrazione, resa collettiva dagli eventi, può portare ad accettare delle cose che abbiamo già visto nel fascismo, che rivedremo tra poco nel nazismo. Bene, e queste spiegazioni la scuola le deve dare per educare per le prossime generazioni. Un'altra driver è il totalitarismo, perché questo è il secolo in cui si prova, esasperati dai tentativi di migliorare la democrazia, rendendola ancora più democratica, ma poco adatta a prendere decisioni, governare e fare riforme. Quindi c'è il mito della democrazia, ma non della governabilità, si capisce dopo. E questo porterà, con le cose precedenti, ognuna di questi driver, di queste leve, non è la leva definitiva e fondamentale, ma tutti assieme sono definitive e fondamentali. Il Novecento può essere considerato il secolo dei totalitarismi, perché in effetti in Europa abbiamo avuto tre sistemi totalitari che si sono affermati in quel secolo. Innanzitutto il sistema comunista. In secondo luogo il sistema nazionalsocialista in Germania, quello di Hitler, e in Italia il fascismo di Mussolini, che era il meno totalitario fra i tre. La ragione per la quale i totalitarismi si sono affermati va cercata innanzitutto nelle conseguenze della Prima Guerra Mondiale, una guerra
che ha costituito un trauma terribile per l'umanità e per gli europei in particolare, anche perché la Prima Guerra Mondiale non soltanto fu un fatto dirompente in se stessa, ma purtroppo si concluse con una pace che fu firmata nel castello di Versailles e che per questo viene chiamata Pace di Versailles, ma era stata elaborata durante una lunga conferenza tenutasi a Parigi alla fine della guerra, ma una pace piena di difetti, piena di errori. In secondo luogo, nel fatto che anche a causa di questa guerra si è scoperto il volto demoniaco della modernità. La modernità provoca disordine e i totalitarismi sono stati un tentativo di tornare all'ordine. Ecco, questa è un'interpretazione interessante. Questa doppia faccia di essere rivoluzionario, rivoluzione fascista si diceva, ma una rivoluzione fascista cosa fa? Rinforza che la reazione, che è l'esatto contrario. Si dice populista, anticapitalista, ma poi se andiamo a guardare chi si arricchisce di più sono i capitalisti, specialmente il gotha del capitalismo. E sul piano sociale è ben attento a due cose: mantenere le classi separate e soprattutto la proprietà privata. L'antifascismo si divide in vari periodi e si divide in vari luoghi. In una prima fase gli avversari del fascismo sono in particolare i socialisti e poi dopo il 21 i comunisti e i popolari, perché l'offensiva nei confronti dei popolari è contemporanea. A partire dal 22 l'offensiva continua ovviamente nei confronti delle estreme, ma diventa un'offensiva violenta contro l'antifascismo democratico-liberale. Tant'è vero che poi le vittime in questo periodo, basta dirne due, Gobetti e Amendola. Le minacce sono su due fronti: i principi liberali che vengono attaccati da destra, dalle squadracce, e l'ordine sociale che è attaccato da sinistra. Solo alla fine dei miei racconti, ma di tutto il racconto, quindi sarà anche il racconto sulla guerra, il racconto sulla caduta del fascismo, sui primi anni della Repubblica, ecco, solo alla fine ci sarà una via d'uscita fondamentale che è la socialdemocrazia. Partiamo un po' gli schieramenti ideologici per capire il perché delle cose. In questo caso il perché è lo stridente conflitto tra diverse forze opposte. Razionalismo che si era perso, che era ancora presente in qualche mentalità sindacale, verso l'idealismo. I borghesi che combattono contro i proletari che stanno cercando di prendere posizione nello scacchiere e guardando a quello che succede in Unione Sovietica fanno paura. Ci sono interessi e ci sono valori che si scontrano. Pensate al nazionalismo, dove da una parte si parla di valori, dall'altra parte si muovono gli interessi degli industriali per fare guerra, per fare macchine da guerra, per fare armi e per arricchirsi. Ma questo succede anche oggi in America, l'industria bellica è un driver fondamentale nell'economia americana e nelle cose che fa la politica americana sicuramente. Ci sono vecchi contro giovani. Se guardiamo i presidenti del Consiglio, abbiamo avuto uomini anziani, uomini vecchi, e quindi il mondo vuole essere preso dai giovani che hanno fatto la guerra e che quindi giustamente chiedono il loro ruolo, visto che l'hanno avuto quando c'era da perdere la vita. Quindi abbiamo pacifisti che si scontrano con interventisti. E poi chi di guerra la racconta, ne parla, ma non l'ha fatta, e chi invece la guerra l'ha fatta.
Indietro larve, via i cadaveri che si ostinano a non morire e ammorbano col lezzo insopportabile della loro decomposizione l'atmosfera che deve essere purificata. Noi sopravvissuti, noi ritornati, rivendichiamo il diritto di governare l'Italia. Questo noi sopravvissuto è importante, perché è la sindrome del predestinato. O sopravvissuto alla trincea deve avere in cambio qualcosa, perché ci deve essere una ragione perché è riuscito a sopravvivere alla guerra. Il fascismo è assieme autoritarismo e totalitarismo. È autoritarismo perché c'è un vertice preciso che ha due punte, il re e il duce. Diarchia viene chiamata. Il re è ancora capo dell'esercito, o passerà questo incarico al duce durante la guerra. Non viene toccato lo statuto albertino, ma questo non è per rispetto, non ce n'è né bisogno in quel contesto. Poi ci sarà un istituto nuovo, il Gran Consiglio Fascista, che si occupa di problemi costituzionali, quindi l'adeguamento alle esigenze è passato a questo organo. Il Parlamento, anche se è sotto forma simbolica e di poca sostanza, viene mantenuto nel 39, cambierà nome, diventerà Camera delle Corporazioni, ma ci saranno delle elezioni anche. Quindi vedete che non è totalmente una dittatura al 100% in questo momento. Però diventa totalitarismo quando noi vediamo che ci sono tribunali speciali. Questo è tipico delle dittature, quando non ci sono altri partiti, c'è solo il Partito Nazionale Fascista, c'è una milizia, altra cosa pericolosissima, c'è bisogno di carabinieri, non bastano, polizia non basta, guardia di finanza non basta, c'è anche una milizia volontaria per la cosiddetta sicurezza dello Stato. Vi ho già parlato del Gran Consiglio del Fascismo come sistema, come oggi sarebbe una corte costituzionale in un certo senso, cioè l'organizzazione della società che viene imposta con delle regole. Quindi ci sono i ragazzini che sono nell'organizzazione nazionale Barilla, le femminucce, figlie della lupa, gli avanguardisti un po' più grandi, i fasci giovanili, i gruppi universitari fascisti. Paese, forte, splendide, cortese, dove c'è una cultura della massa, inquadrata, irregimentata nel fascismo. Il 16 agosto 1938 il Ministero della Cultura Popolare distribuisce ai giornali questa velina. Dare con rilievo e commentare il comunicato sull'aumento della statura in Italia, dimostrando come detto aumento sia il risultato di 16 anni di politica razziale. Il decalogo del Balilla. Primo, noi siamo i Balilla, Speranza e Letizia del Duce. Balda fanciullezza degli stati democratici. Secondo, noi siamo i Balilla dell'Italia dal volo gagliardo. Balda fanciullezza guerriera, due ragazzi dello Yorkshire. Terzo, oggi Balilla, domani spada d'Italia. Balda gioventù guerriera americana. Vengono utilizzati i simboli dell'antica Roma. Il fascio, per esempio, è un fascio che viene da quell'iconografia, era uno strumento del giudice che si portava le verghe che servivano per picchiare i malcapitati rei e addirittura la scure per punizione maggiore. Ma nasce non con questo intento, nasce perché Mussolini si innamora di un discorso di Garibaldi fatto a Palermo. E Garibaldi prende il fascio come esempio,
ma ne fa una diversa metafora, molto più interessante e profonda. Dice: queste verghe, ne tira fuori, si spezzano una a una, mentre se tutte assieme, legate assieme, diventano formidabili e non si piegano e non si rompono e mantengono l'unità. La romanitudine ci dava tantissimo spazio in questa simbologia, in questo passaggio di emozione, in questo bisogno psicologico di rivincite. Pensiamo alla gioventù italiana, pensiamo alle manifestazioni che verranno poi dopo il 1933 in Germania, come il nazismo deve arrampicarsi sui vetri e inventarsi delle simbologie e delle mistiche che il popolo germanico non aveva avuto occasione nei monumenti di esprimere e di tramandare. Ci sarà anche la connivenza poi nel 29 della crisi mondiale, questo l'abbiamo visto, è trasversale in tutto il sistema. I giovani sono l'obiettivo di questa propaganda, perché sulle vecchie generazioni c'è sempre poco da costruire e forse tempo sprecato, invece sui giovani si plasma l'italiano nuovo. La riforma Bottai, già operante nel 1938, viene resa esecutiva dal Gran Consiglio del Fascismo il 15 febbraio del 1939. Fallito l'impegno di cambiare e fascistizzare il carattere degli italiani, il fascismo punta sulle generazioni più giovani. Con la nuova carta della scuola, preparata dal ministro Bottai, l'età politica e l'età scolastica vengono a coincidere. Gli studenti dai 6 ai 21 anni, 6 milioni nell'anno scolastico 38-39, sono obbligatoriamente inseriti nelle organizzazioni giovanili del regime, la GIL e il GUF. E la partecipazione a tutte le adunate e manifestazioni della GIL e del GUF costituisce servizio scolastico né più né meno dello studio. Sulla definitiva fascistizzazione della scuola, l'ufficio stampa del partito scrive: fondamento e programma della nuova educazione fascista è la formazione della coscienza e del pensiero dei giovani, perché si affaccino alla vita con un problema sociale e politico già risolto. Lo strumento di questo programma educativo è il libro unico di Stato. Da sillabario e piccole letture. Libro unico è sempre una cosa pericolosa. A, I, E, A, E, I, E, I, A, Eia. Da il libro della prima classe. Una mano, tante mani. Io, noi, a noi. Le scuole a professori che per insegnare devono essere iscritti al partito fascista. L'università perde dei cattedratici importanti che si rifiutano. C'è un testo unico e questo è proprio un organo che influenza, propaganda formidabile nei cervelli dei giovani che saranno così plagiati dal sistema. E questa è una forma di autarchia culturale, perché sulla non fine c'è possibilità l'autarchia di si estende al settore diverse. Culturale. La Commissione per la Bonifica Libraria, istituita dal Ministero della Cultura Popolare, ha disposto che i classici russi, gli inglesi e gli ebrei scompaiano dai negozi. Vedete poi con quale sensibilità culturale vengono affrontati questi temi. Diciamo che siamo davanti a una nuova religione completamente laica e la religione nel nuovo secolo perde dei colpi perché non riesce ad adeguarsi, ancora più lenta dello Stato nelle proprie riforme di stile più di contenuto, perché lo stile è importante nel come si comunica qualsiasi cosa. E c'è questa nuova religione laica, che sarà poi nel nazismo diventerà di una forza che trascinerà le masse nella loro stupidità. Però le masse in questo
condivido il pensiero sia di Mussolini sia di Hitler che di Lenin, siamo, ecco, un pensiero simile o uguale. Le masse non sono in grado di fare le rivoluzioni, non sono in grado di capire dove andare, dov'è la strada giusta, bisogna che qualcuno le guidi. Perché succede questo? Perché la parte emozionale ha il sopravvento, quindi basterà monitorare aspetti delle comunicazioni emozionali e la massa andrà dove la comunicazione emozionale ha deciso di farla muovere. Allora io non mi fido di questa capacità, ho i capelli bianchi e ho visto queste cose e quindi capisco che non sarebbe bellissimo dire ma la massa ha questa forza di trovare. Non è vero, non è neanche vero che il mercato, nel pieno libertà e autonomia, i mercati sono capaci di aggiustarsi, i mercati della finanza si aggiustano automaticamente se li lasciamo liberi. No, non è assolutamente vero. Questi meccanismi non hanno funzionato, non ci sono prove in economia che funzionano, non ci sono prove in sociologia che funzionano. La comunicazione, se la sapete usare, porta a modificare i comportamenti delle persone. Io non insegno storia, insegno comunicazione e quindi ho questa consapevolezza didattica, chiamiamola così, culturale. Allora, facciamo la domanda che si era fatta Papa Benedetto, ma perché questo inutile massacro? Non è cambiato molto poi, i reduci sono esclusi dal sistema politico, sono persino esclusi dal loro posto di lavoro e poi questa umiliazione che provano, questo senso di sgomento di non aver fatto una guerra per niente gli viene data una chiave di lettura. La vittoria è mutilata, dovevamo avere fiume e ce l'hanno negato. Non è vero niente, non dovevamo avere fiume. Ci hanno detto forse avrete fiume e nessuno l'ha scritto. La diplomazia della Casa Reale che ha voluto fare da sola questa trattativa pensando di essere ancora nel Risorgimento non ha scritto le cose che avrebbe dovuto scrivere nero su bianco. Quindi Fiume non è assolutamente italiana, è considerata slava perché se si esce dalla città di Fiume la maggioranza non è più italiana, quindi non ci sono i presupposti per chiedere neanche Fiume. Però viene raccontato in giro, vi ho detto prima, la comunicazione è fondamentale nel manipolare, avevamo diritto a Fiume, non ce l'hanno dato, quindi cosa facciamo? Cos'è la nostra cultura? Negoziare? Abbiamo fatto 4 anni di training in negoziati? No, abbiamo fatto 4 anni di training nella violenza, quindi prendiamo e andiamo a prendersi il fiume. Usciamo dalla trincea dell'Italia mutilata da questa promessa e andiamo a prendersi il fiume. E così fanno. Conviene fare un approfondimento sul il tema della vittoria mutilata, che aveva portato tanta emozione e tanto rancore, tanta frustrazione al popolo italiano, che lo aveva fatto scendere nelle piazze e andare a occupare poi Fiume. Nel mio racconto sapete già che la diplomazia cosiddetta segreta, quindi fuori dalle vie ufficiali, dalla Costituzione, dall'approvazione del Parlamento, la diplomazia segreta di Casa Savoia, quindi tipica del Risorgimento, aveva preso accordi e in questi accordi c'era anche Fiume in un non specificato o con l'esattezza geografica. Che cosa intendo? Che la questione poi pratica era l'annessione, casomai all'Italia, di un habitat preciso che non era la città di Fiume soltanto, ma la Dalmazia del nord, una zona più vasta. E il problema tecnico era che nella città di Fiume avevamo una maggioranza di italiani da poter dimostrare che la volontà dei popoli, l'autodeterminazione dei popoli voleva l'annessione all'Italia, ma nell'habitat del contendere, della clausola che
trasferiva da una nazione all'altra, era tutto un territorio. Questo territorio fuori dalla città di Fiume non avevamo la maggioranza. Quindi anche nel dato globale non c'era la possibilità di ricorrere alla voce autodeterminazione dei popoli, che era uno dei punti di Wilson. Ma c'è di peggio, nel senso che con la rivoluzione d'ottobre Lenin mette mano alle carte segrete della diplomazia dei Romanov e rende pubblico il patto segreto di Londra. La diplomazia segreta aveva funzionato, per carità, la diplomazia segreta non aveva funzionato negli ultimi 20 anni, 30 anni in Europa, quindi non è una critica in generale. Ma Wilson è contrarissimo e quindi lo mette addirittura, vedete, nel primo punto dei 14 punti di Wilson, il primo punto recita abolizione della diplomazia segreta e controllo pubblico sugli accordi internazionali. Oltretutto Wilson non ha partecipato a quegli accordi e quindi, essendo poi Wilson il promotore, il numero uno, l'uomo di riferimento a Versailles, uomo di riferimento perché aveva contribuito alla vittoria finale in modo sostanziale, bene, Wilson è contrarissimo a dare all'Italia a Fiume, proprio perché nasceva da un patto che per lui era non valido, non solo non valido, ma da mettere nero su bianco che in futuro non ci sarebbero più stati. Infatti è stato uno degli ultimi episodi della diplomazia segreta. Resta anche il punto che in quel momento non si voleva dare all'Italia un peso nei Balcani. Per motivi di equilibri si pensava fosse più politico per la pace e lasciarlo fuori dai Balcani. Ecco, queste sono le difficoltà in cui una storia che è un racconto preciso, facciamo la guerra così abbiamo Fiume, poi alla fine non accade, non è un rompere i patti, ma è un leggere diversamente le carte, raccogliere la maggioranza nei territori assegnati al passaggio di nazionalità e partire dal presupposto che le diplomazie segrete non dovessero più avere valore. Proprio perché in futuro si voleva creare questa necessità, non si poteva avallare il patto di Londra. Questa è una nave che sta affondando, sono immagini tragiche della guerra. Mio padre ha fatto volontario nella guerra della Libia, ha fatto la guerra come ufficiale dei bersaglieri e al suo ritorno è stato insultato permanentemente dal nascente partito di sinistra. Quindi Mussolini ha trovato una forma facilissima di conquistarsi la gente, soprattutto i reduci. Quindi mio padre lo è diventato così, era una persona generosa, intelligente e difatti è diventato fascista. Allora Fiume è slavo di fatto. All'indomani della prima guerra mondiale, il 19 gennaio 1919, si apre a Parigi la conferenza di pace, volta a dare all'Europa un nuovo assetto politico e territoriale. Conducono le trattative l'americano Wilson, il francese Clemenceau, l'inglese Lloyd George e l'italiano Orlando. Lo spettro del nazionalismo è alle porte. La conferenza produce 5 trattati di pace unicamente imposti dai vincitori. A pagare maggiormente sarà la Germania, ma anche l'Italia, dopo il mancato riconoscimento di Fiume, deciderà di abbandonare l'assemblea. Ecco, Orlando fa la sua sceneggiata, si mette persino a piangere, ma non ci sono le carte per sostenere, anzi i numeri dicono che Fiume è slavo.
E quindi si torna a casa, fa il gesto romantico, irrazionale, di abbandonare la conferenza, quindi i risultati per noi furono ancora peggiori, ma questo proprio dato una spiegazione di come persino il nostro primo ministro fosse così vittima dell'emozionalità da non capire che stava facendo di tutto per peggiorare la situazione. Quindi di solito c'è una definizione cartesiana, con assi cartesiani, di come si è imbecilli, viene definito imbecille chi si dà da fare per farsi del male. E in questo caso Orlando si è dato da fare abbandonando, ridicolizzandosi con i suoi pianti, i suoi isterismi e ridicolizzando la nostra immagine in quell'assemblea. Comunque, l'italiano, come dicevo prima, crede che Fiume sia un suo diritto. Ci sono tutte queste masse che sono così abituate alla violenza e alla guerra, non trovano lavoro, non hanno uno spazio, non hanno una dignità. E quindi sono ben contenti di riprendersi e fare questa vacanza da guerra, prendersi e vanno a riprendersi Fiume Manu Militari. L'impresa di Fiume rappresenta per l'Italia una svolta decisiva nel processo di decadimento e nella crisi dello Stato liberale e diventa il simbolo della cosiddetta vittoria mutilata. Infatti, alla Conferenza per la Pace di Parigi viene respinta la richiesta italiana di annettere la città istriana, che il Patto di Londra aveva già assegnato alla Croazia, anche per il decisivo intervento del presidente americano Wilson e per l'opposizione della Francia, che non gradisce il predominio italiano sull'Adriatico. A fare un ragionamento economico del dopoguerra, dopo seconda guerra mondiale, se noi, quindi fino ai giorni d'oggi, se noi avessimo ereditato la Croazia, avremmo solo investito dei quattrini con poca possibilità di recupero attraverso la tassazione. Quindi non fu un grande sconforto economico, perlomeno, perdere Fiume. Fu una tragedia per i nostri poveri italiani a Fiume, che poi vedremo in un capitolo. Quando abbandonano questi territori, gli italiani vennero presi come dei fascisti, e quindi, siccome erano quegli anni tragici del dopo seconda guerra, quando vengono riportati a casa, la situazione sociale non li aiuta, ma persino li danneggia. Ma questa è un'altra storia. Stiamo parlando di Fiume, ci sono 2.500 volontari, Fiume diventa praticamente uno stato libero, Ma il francobolli. 12 settembre del 1919, Gabriele D'Annunzio, con i suoi 2.500 volontari disubbidienti, che provengono per lo più dalle file del Regio Esercito, entra nella Vedete città come e la sono occupa. anche vestiti, sono Comincia parte così l'impresa di dell'esercito. Fiume, che si concluderà 14 mesi dopo con il tragico Natale di sangue, sotto il fuoco delle stesse forze armate italiane inviate dal governo di Roma per ristabilire l'ordine. E salvare la faccia internazionale, perché non avrebbe potuto poi reggere in Europa mantenendo Manu Militari Fiume, che questo non erano in grado di capirlo. Quindi vi ho già detto che Fiume diventa in quel momento indipendente. Comunque in Italia continua a non crescere il PIL quanto basta, perché manca una riconversione industriale, che ha bisogno di capitale per passare dall'impianto di produzione bellica a quella di consumo. In questa difficoltà, che dove si perdono posti di lavoro, dove c'è tensione alle fabbriche, dove non ci sono abbastanza aumenti di prezzo, anche che vedremo che la classe operaia sarà quella che più avrà dei contributi per superare l'inflazione, e avrà un potere d'acquisto che migliorerà di più di quello dei colletti bianchi, però questa visione relativa non si percepisce mai il relativo,
E quindi ci sono scontri nelle fabbriche, ci sono scontri che vanno al di là della remunerazione, che vogliono il controllo della fabbrica, come in Unione Sovietica. E questo evidentemente spaventa la fabbrica, ma abbiamo visto che spaventa anche gli agrari, perché gli agrari non hanno più sicurezze di gestire, come era stato fatto in passato, lo sciopero dei braccianti, spostando altri braccianti. Qui i sindacati controllano, ci sono le leghe rosse più a sud, sto parlando della Lombardia, le leghe bianche più a nord, bianche sono i cattolici, e non riescono a dare un freno, vedono i loro raccolti marcire, e questo spaventa sicuramente. Nel frattempo, tra il 1919 e il 1920, esplode quello che verrà poi definito il Biennio Rosso, ovvero un'ondata di lotte operaie che scuote le fondamenta della vecchia Europa. Ispirandosi al modello sovietico, il movimento operaio va oltre la sfera delle rivendicazioni salariali. Esso mira al controllo totale delle fabbriche e alla conquista dello Stato. Il Sottolineo governo non è in questo grado di controllo opporre totale. un'adeguata resistenza a questo fenomeno. Nel settembre 1920 quasi 500.000 operai partecipano all'occupazione delle fabbriche, facendo sventolare sulle officine piemontesi, liguri e lombarde la bandiera rossa. Voi colletti bianchi di oggi vi sareste spaventati? Quanto vi sareste spaventati? E per cancellare questo rischio, che cosa avreste messo sul piatto della trattativa? Forse avreste persino deciso di, per qualche anno, sciogliere la democrazia e sentire un'altra via di sviluppo del paese, provare perlomeno. Il fascismo nasce, cresce e si sviluppa laddove e quando la democrazia è in crisi, quando la democrazia è in difficoltà. Esprime la ricerca di una qualche soluzione alternativa, basata soprattutto su una forte accentuazione del sentimento nazionale, sulla ricerca di una qualche attuazione di uno stato sociale diverso da quello liberale tradizionale, una ricerca che in realtà non ha mai portato a una formulazione organica. Non esiste una dottrina fascista paragonabile al corpus dottrinario del socialismo, del marxismo, del liberalismo, eccetera. Però ha in qualche modo improntato di sé almeno 2 decenni di storia europea.